Ciao ragazzi, allora stasera video outfit, credo che siano una delle ultime serate in cui potrò sfoggiare un abbigliamento, un attimo i capelli, estivo, perché siamo al 12 di settembre, immagino che fra un pochino il tempo andrà a peggiorare, quindi ne ho approfittato per mettermi un vestito che adoro in estate. È un vestito in cotone con una parte elasticizzata, con un bello scollo abbastanza profondo, però mi piace tantissimo. Inizio subito a farvi vedere il viso. Allora, ho fatto i capelli lisci oggi, anche se non sono usciti benissimo, tipo qua ho un bozzo. Come trucco ho ricreato uno smoky molto veloce nero, una lentiglia che dà fastidio. Non ho fatto base tranne per una spolverata di terra abbronzante, perché quel po' di abbronzatura che avevo se ne sta andando al creatore. Ho messo un pochino di blush sulle guance e niente sulle labbra, perché mi è uscito un herpes e preferisco non coprirlo, perciò non ho fatto neanche la base. Invece gli occhi li ho ammarrati belli belli con un po' di nero sullo sfumato, matita nera, non si capisce niente. Come accessori, allora, visto che sono qua, ho messo questi orecchini neri e argentati abbinati, oddio, anello, all'anello nero sempre argentato. L'altra mano c'è ovviamente la mia fedina e qua il mio cuore a metà, un bracciale in color argento col cinturino in maglia così. E al collo c'è un pendente grigio scuro nero, non mi ricordo come si chiama questa pietra. La montatura, non so se si vede, è dorata. Alle mani, anche ai piedi, ho optato per una manicure nera opaca. L'ho fatto poche ore fa, speriamo che non si sbicchi. Il vestito è fatto così, è stretto fino a quello, poi c'è l'ombelico, pausa per l'ombelico. E giù è formato da due balze, è abbastanza corto, ma non tanto. Allora, su, se dovesse avere freddo in borsa, porto anche questo coprispalle, le due, quindi se avrò freddino l'effetto sarà più o meno questo. Ai piedi ho deciso di indossare questi sandali neri con borchietti arancioni, plateau e tacco in sughero e legno, che adoro, ce l'ho da un fottio, se non si può dire, di anni, e mi piacciono tantissimo perché poi sono comode, riesco a camminarci tranquilla. Come borsa ho deciso di mettere la mia solita borsa di Sarah Chung, di una grandezza media che a me piace portare di sera, perché le pochette sinceramente in città le trovo molto scomode. Io le porto soltanto in occasioni tipo matrimonio eccetera, ma se devo uscire preferisco portare una borsetta di una media dimensione, quindi potrebbe andare anche per la sera. Quindi questo è l'outfit completo, spero che vi possa essere stato utile, scusate, vi mando un grosso bacio. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!